parte con grande sicurezza e convinzione. Beckham va a cercare Inzaghi, neutralizzato da Kier. Cassani non si accorge dell'arrivo di Ambrosini, che va giù in area di rigore, non esita Pizzoli e indica il dischetto. Ambrosini sembra anticipare Cassani, inutili le proteste del Palermo, naturalmente episodio da rivisitare in Moviola. Kakà, con la sua precisione assoluta, vanifica l'intuizione di Amelia. Il Milan è in vantaggio già al decimo del primo tempo. Rivediamo la trasformazione di Kakà. Ambrosini, splendido il passaggio di ritorno di Kakà. Assist perfetto di Ambrosini per Inzaghi, colpo di testa vincente. Per Inzaghi 10 gol nelle ultime 7 partite di testa, riesce a spiazzare il portiere avversario. Ancora una riproposizione per il gol di Inzaghi, siamo al 20°. Poi Bovo su Kakà, Rizzoli lascia proseguire perché c'è una grande occasione per Beck che sbaglia con il destro e liquida con un sorriso il suo errore. Rivediamo il perché dell'ammonizione a Bovo, intervento su Kakà. Il Palermo insidioso soltanto con questa conclusione da lontano di Miccoli. Poi Beckham, Kakà controlla, prima con il destro, poi di testa, va giù in area di rigore, Rizzoli non interviene, sembrano esserci invece gli estremi per il penalty. La sportività di Ambrosini, Rizzoli fischia la punizione per il Milan, protesta Simplicio, Rizzoli intuisce che può aver sbagliato, ne chiede conferma ad Ambrosini che dice in effetti che non c'è irregolarità. Bravo Ambrosini per il fair play, per la sportività, e anche auguri perché domani si sposa. Kakà cerca il gol anche su azione, fuori il suo interno destro. Dall'inizio del secondo tempo Hernandez per Nocerino, ma al terzo minuto della ripresa il Palermo rimane in 10, secondo giallo per Bovo. Gara nella sostanza è conclusa, con il Milan già ampiamente in vantaggio, padrone della scena. Qui Flamini per Seedorf, prodigiosa l'opposizione di Kier. Poi Flamini scivola, tenta di recuperare, trattenendo Hernandez, era diffidato, Flamini dovrà saltare Catania-Milan. Scatenato Kakà, anche tunnel a Balzaretti che si oppone irregolarmente anche stavolta. Rizzoli non esita, fischia il calcio di rigore, c'è l'irregolarità anche se dopo Kakà accentua, e stavolta il fuoriclasse brasiliano riesce a spiazzare Amelia. Per Kakà 14 gol, 7 dal dischetto, sceglie la soluzione centrale. Saluto al pubblico. Poi problemi muscolari per Amelia, sostituito da Icani, kosovaro ma con passaporto albanese e belga. Vince Grizze per Miccoli, Ronaldinho per Seedorf, che conclude così la sua 500ª partita di campionato tra Olanda, Spagna e Italia. Dentro anche Shevchenko per Inzaghi. Da fuori prova Pirlo. Poi debutto in una gara di campionato per Cardassio nel Milan al posto di Beckham. Ultima immagine di gioco con il tentativo di Simplicio. Possiamo staccare con le immagini. Una gara a senso unico, dominata da un Milan che conferma il suo stato di grazia, quarta vittoria consecutiva, la sesta nelle ultime 7 partite. Kakà è in gran forma, Inzaghi immortale del gol si conferma, e anche Ambrosini molto incisivo. Per il Palermo, giornata da dimenticare, un Palermo lontanissimo dalla capacità reattiva esibita 15 giorni fa qui al Meazza in casa dell'Inter. Il caso Carrozzieri, sospeso per doping, sicuramente ha turbato l'ambiente del Palermo, ma questo non basta a giustificare un rendimento così sottotono. Linea allo studio. Grazie.